Grazie, ringrazio anch'io Andrea Orlando per aver inserito in questa tavola rotonda di Nuovi Orizzonti anche una questione che riguarda la posizione delle comunità di fede e delle chiese sulle quali uno dei tavoli ha lavorato. Ho lavorato con la consapevolezza che l'impasto fra sistemi criminali di potere e religiosità non è più una peculiarità unica del cattolicesimo romano. Lo vediamo il problema delle mafie religiosità riapparire nei confini dell'ortodossia, nelle minoranze in cui etnicità e fede si saldano con esiti inquinanti, in una buona parte delle comunità indipendenti che governano la spiritualità delle chiese africane e anche naturalmente nell'Islam in cui la costruzione del meccanismo terrorista e la sacralità del potere hanno giocato un ruolo decisivo. Ci siamo però resi conto, siamo convintissimi che il problema, la questione, la posizione del cattolicesimo romano è quella prevalente e di questo minimamente mi occuperò, cercando di mostrare come al suo interno si sono dati e si danno atteggiamenti opposti di connivenze, di contrasto, di minimizzazione, di denuncia, di condanna facile, di condanna difficile. Tutti ricordano con molta impressione quello che Giovanni Paolo II disse il 9 maggio del 93 nella piana di Agrigento sui mafiosi condannati da Dio: qualsiasi umana agglomerazione o la mafia non può cambiare o calpestare il diritto santissimo di Dio del non uccidere. Erano passati 10 mesi dall'assassinio di Borsellino e fece impressione perché segnava una svolta in una mentalità che senza essere egemone però aveva avuto un compito importante davanti alle mafie, la Camorra, la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, dove enormi spazi erano lasciati aperti per usare le devozioni come strumento di affiliazione e di controllo sociale. In realtà le mafie la licenza di usare il sacro se l'erano prese anche senza permesso, ma non di rado le autorità cattoliche avevano contribuito a una sottovalutazione, a una minimizzazione e anche a qualcosa di peggio. Il principio era molto semplice, era che la mafia era un male, il comunismo era peggio e che dunque in nome dell'anticomunismo si doveva tollerare quello che era un problema democratico. Non è un caso che 12 giorni dopo il conclave del 63 che elegge Montini, il cardinale Ruffini aveva raccomandato a Franco, il generale, di pregare molto perché non venisse eletto Ruffini, purtroppo il generale Franco non venne esaudito in questa circostanza. 12 giorni dopo l'elezione Paolo VI fece scrivere dal sostituto a Ruffini domandandogli se aveva senso che i valdesi di Palermo avessero preso posizione contro la strada di Ciaculli in modo così netto e se non era il caso di promuovere un'azione positiva e sistematica con i mezzi che le sono propri, distruzione, persuasione, deplorazione, riforma morale per dissociare la mentalità della cosiddetta mafia da quella religiosa. 30 giugno 1962. La risposta di Ruffini è famosa, credo che la conosciate tutti, non è vero, virgolette, trattasi di delinquenza comune e non di associazione a largo raggio, giovinastri disoccupati che cercano di far fortuna con furti e ricatti, supposizioni calunniose messe in giro, specialmente fuori dall'isola di Sicilia, dai socialcomunisti i quali accusano la Democrazia Cristiana di essere appoggiata dalla mafia, mentre difendono i propri interessi economici in concorrenza proprio con organizzatori mafiosi o ritenuti tali. Ruffini non ha mai detto la mafia non esiste, nel 64 fece anche una lettera pastorale interessante da questo punto di vista, ma mostrava in modo molto aperto quella che era stata la prima stagione, quella della sovrapposizione fra ossessione anticomunista e ambiguità, dalla quale la Chiesa sarebbe uscita con un percorso molto lungo come tutti gli esiti. Il passaggio successivo sarebbe venuto dopo l'89, non per caso, con un'intuizione molto forte espressa dal cardinale Pappalardo. Qualcuno di voi ricorderà addirittura nelle orecchie la sua omelia sulla strage di Capace. È un attacco allo Stato stesso, alla civile convivenza nazionale, alla delicata e difficile congiuntura e proviene dalle inquinate sorgenti di un occulto potere, decise di eliminare di chiunque in nome della legge e degli interessi. L'aveva già detto al funerale di Piersanti Mattarella che c'erano state altre forze occulte esterne agli ambienti tanto agitati della nostra isola, mostrando come in quella chiesa in cui nasceva il segno, dopo poco sarebbe arrivata libera, il tramonto democristiano e la metamorfosi dell'anticomunismo democristiano avrebbero avuto un passaggio, che ancora era un passaggio, anche il discorso di Wojtyla, fatto di etica individuale.
La condanna della mafia era fatta sulla base di individuale, non che questo fosse stato preso bene dai capi clan. I mafiosi buttarono davanti al Papa il cadavere di Pino Puglisi pochi mesi dopo, ma forse le menti che coglievano in quel modo d'essere di Pino Puglisi qualche cosa d'altro avevano intuito qualche cosa di quello che abbiamo detto tante volte anche quest'oggi. Credo quasi tutti, a partire dal ministro fino a poco fa, hanno detto molte volte non basta. Non basta, che si fanno delle cose ma che le cose che si fanno non bastano. Bene, il non basta mi sembra è venuto fuori in questi anni di Papa Francesco, che ha colto che la pura questione di riduzione della lotta alla mafia, termini di religiosità, di etica individuale e di disassociazione, dissociazione fra devozione, criminalità, è qualcosa di importante ma non basta. L'ha fatto con il discorso in Calabria sulla scomunica, late sentenze ai mafiosi, atto molto delicato e complesso perché ha un senso soltanto se sarà una scomunica, late sentenze per apostasia idolatrica. Se riconoscerà che la scomunica dei mafiosi non è per l'avere commesso questo piuttosto che quell'altro crimine, se no si finisce in aporie pericolosissime, ma se si riconosce che nell'azione mafiosa esiste una forma di asservimento, di schiavitù, che suppone, questa è una cosa che abbiamo detto nel nostro tavolo alla quale sono molto affezionato, una teologia della liberazione. Se si rimane nel registro morale si rischia di mettere tutto sullo stesso piano. E pensate all'elenco che ha fatto il Cardinale Bagnasco il 30 settembre 2015, non molti anni fa, sulle piaghe del Paese. Violenze, soppressione di vite umane, corruzione, un potere mafioso sempre più arrogante e sfidante, il malaffare, il capolarato, la speculazione sui poveri, la prevaricazione, il bullismo fisico-cibernetico, il traffico di droghe sofisticate, il rifiuto del diverso, la piaga del gioco d'azzardo. Se si mette tutto sullo stesso piano e si costruisce un'etica individuale, lì dentro finirà anche la questione del contrasto e della lotta alle criminalità e non ce ne caverà nulla. L'uscita è la costruzione di una teologia della liberazione che accanto alle questioni di morale sociale, accanto alle questioni di legalità e di difesa della legalità, accanto alle questioni di diritto canonico che sono del minimo sindacale, costruisca invece qualche cosa di diverso. Dia modo in una certa misura a una chiesa importante come quella cattolica, ricordo a tutti che la chiesa cattolica è una piccola minoranza in questo paese, ma porta di domenica messa due volte quelli dell'articolo 18 di Cofferati. Dare modo a questa grande presenza sociale della Chiesa Cattolica di far diventare l'agenda della lotta alla criminalità un'agenda teologica e un'agenda nazionale, e dove la questione della mafia 4.0, quella dei bitcoin, quella che beccheremo soltanto quando scopriremo che i big data ci possono aiutare più della big retorica, potrà essere contrastata e potrà aiutare a spezzare quello che è un vincolo idolatrico che ogni stanza mafiosa porta in sé. Grazie. Grazie.